tram che ti consente di salire e di scendere dove vuoi con un semplice cenno della mano. Il tram è un mezzo pubblico nato addirittura nel lontano 1775. Era trainato da cavalli, attraversava la città ad orari prestabiliti, percorrendo rudimentali binari. Oggi è mosso dall'energia elettrica. A Milano conta ben 19 linee ed effettua 5.000 corsi al giorno su una rete lunga più di 180 km. La prima corsa è alle 5:30. Mi piace vedere la città che pian piano si sveglia. Stiamo per scoprire tutto sui tram ATM, dai differenti modelli utilizzati alla dotazione di bordo e la tecnologia. Carrelli, turni dei tranvieri, tabelle e percorsi. E poi stiamo per affiancare un tranviere alla guida. Tutti a bordo, partiamo! Questo è il deposito di Via Messina. Grande e complesso. È qui che la maggior parte dei tram passa la notte, in attesa di ripartire la mattina presto, quando Milano ancora dorme. Ma non solo. Qui avviene anche parte della manutenzione di cui regolarmente questi mezzi necessitano e l'organizzazione dei turni dei tranvieri. Da qui ne partono 300 ogni giorno, organizzati con un sistema articolato, in grado di gestire anche l'imprevedibile. Messina è un deposito molto particolare. Tipicamente i depositi tranviari sono stretti e lunghi e hanno un'entrata e un'uscita. Invece Messina è molto diverso. È come se fosse l'unione di due depositi messi a V, due piccoli depositi che uniti fanno un grande deposito. È un deposito dei primi del Novecento che è stato però modernizzato con strutture per la manutenzione dei tram moderni. Un'unione fra tradizione e innovazione. È il posto da cui tutto parte ed è il posto anche dove tutte le vetture alla sera rientrano. Qui siamo H24. Il deposito tranviario ha bisogno della presenza continua perché c'è molto poco spazio tra l'ultima vettura che rientra e la prima che esce, perché l'ultima entra alle 2:48, la prima esce alle 4:06. Ma come si gestisce una rete così fitta di mezzi e tranvieri, con decine di uscite e rientri ogni ora? È proprio questo il compito dell'ufficio orari e dei graduati di deposito. Sono Giuseppina Bruni e sono un graduato di rimessa. Il graduato si occupa, grazie ad un gruppo di conducenti che si chiamano movimentisti, di gestire le movimentazioni all'interno del deposito. La movimentazione all'interno della rimessa viene effettuata in base al tipo di lavorazione che deve effettuare la vettura. ATM di Milano ha circa 400 tram. La programmazione della manutenzione dei tram è il cuore della nostra attività. La manutenzione principale dei tram la possiamo definire manutenzione ordinaria o programmata. Ha diversi cicli a seconda dei chilometri, ha l'obiettivo di mantenere la funzionalità ottimale di tutti gli impianti. La manutenzione invece di tipo straordinario consente di migliorare la performance. Una manutenzione che varia anche a seconda dei differenti modelli. Sirio, Sirietto, Eurotram, 4009, gli storici Milano 28. Sono tutti tram che popolano le strade di Milano e che ogni giorno possono entrare qui per lavorazioni di tutti i tipi. Andiamo nella zona di manutenzione. Allora, in questa zona viene fatta la lavatura generale dei tram. Gli operatori stanno riparando una vettura di tipo 4009. Stanno effettuando un'analisi di trazione per una riparazione.
La vettura è stata ritirata dalla linea per problemi alla trazione e all'avviamento. Non è così semplice trovare il guasto su una vettura tradizionale degli anni 70. Tram moderni e tram tradizionali richiedono postazioni completamente diverse. I tram tradizionali, infatti, hanno la maggior parte degli impianti sotto cassa. I tram moderni hanno la maggior parte degli impianti invece sul tetto. Le passerelle, soprattutto per i tram moderni, consentono di vedere il tram a 360 gradi. Siamo sulle passerelle, in questo caso approfondiremo la manutenzione del pantografo, il dispositivo di captazione, dove viene presa l'alimentazione elettrica dal filo di contatto. Stiamo verificando lo stato degli ammortizzatori della struttura dell'archetto. Per essere più morbido il contatto sulla linea, questo stelo deve scorrere all'interno di questa sospensione in maniera tale da ottimizzare il contatto con linea aerea strisciante del pantografo. Ma perché la manutenzione è così importante? È solo ponendo questa attenzione ai dettagli che si è in grado di garantire la massima efficienza del parco vetture, rendendo la vita dei conducenti un po' più semplice. Il mio compito fondamentalmente è quello di garantire che il tutto funzioni regolarmente. Una delle strutture di supporto che gestisco è l'ufficio orari. Si occupa di garantire che tutti i turni siano assegnati ai conducenti. La mattina curiamo l'uscita del servizio. I conducenti che escono dal deposito devono ritirare la cedola e la tabella. La cedola altro non è che un documento su cui ci sono scritti i nominativi di tutti i conducenti che lavoreranno su quella vettura in quel giorno. La tabella ci indica sia il percorso di uscita e sia quello di rientro e in più abbiamo tutti i vari passaggi con le varie corse da effettuare durante il nostro turno. Sono Anna, vengo da Napoli, faccio la tranviera qui al deposito di Via Messina e guido la linea 10. Una volta preso questo, io mi reco nella buca dove c'è il tram, in base al numero anche di riferimento del tram, e mi inizio a sistemare la vettura, controllando se c'è l'estintore, il ferretto, gli attrezzi che ci servono a noi quando siamo fuori. Poi mi reco qui perché dobbiamo controllare se l'obliteratrice funziona con il biglietto di prova. Un altro controllo molto importante è questo della sabbia, perché se il binario è scivoloso o le condizioni climatiche non sono favorevoli, la sabbia ci aiuta a non andare in slittamento. Questa presenza di sabbia deve essere potenziata nei periodi invernali, per cui ci sono vetture speciali, che sono le sabbiere, che servono ad erogare la giusta quantità di sabbia per mantenere l'aderenza in maniera ottimale. Ciao, dimmi. Ciao, io sono ferma per un incaglio. Hai una macchina sui binari. Se mi capita che c'è una manifestazione o un incaglio, che una macchina è parcheggiata non in perfette condizioni, chiamo su in sala operativa e lo comunico. Sì, blocca solo la mia direzione. Ti mandiamo immediatamente all'autoradio. Queste situazioni capitano spesso, c'è la sosta selvaggia che ci crea complicazioni nel proseguire, nel fare servizio completo della linea. Essere tranviere è un mestiere particolare, non è guidare un autobus, guidare un tram vuol dire muovere un mezzo elettrico. Il fatto di essere vincolati ai binari e alla rete aerea comunque comporta molta attenzione, avere il senso della misura. Anche la padronanza del mezzo, devi sapere bene cosa fare. Il mio ruolo è di grande responsabilità perché oltre ad avere passeggeri che sono con me, ho la responsabilità anche di chi sta all'esterno del tram e quello ti fa stare non al 100% ma al 1000%. Io da un anno sono istruttrice. I ragazzi vengono selezionati, hanno una parte teorica che si alterna con la parte pratica. Quindi un giorno sono in aula a far teoria e il giorno dopo già sono in strada. Formiamo i nuovi tranvieri di domani, no?
guidato il tram per 18 anni. A me piace ancora tutt'oggi questo lavoro. Entrando nel deposito tram di Via Messina, abbiamo potuto scoprire molto su chi li guida, chi li gestisce e chi se ne prende cura. Abbiamo conosciuto un ecosistema complesso, costruito attorno ad un mezzo storico intramontabile, che nella sua evoluzione rappresenta e rappresenterà sempre un modo efficiente e sostenibile per muoversi a Milano. Nella prossima puntata scopriremo come funziona la regia delle sale di controllo con telecamere, monitor, informazione in tempo reale, sistemi di geolocalizzazione e monitoraggio dei mezzi. Questo è ATM Uncover, il mondo ATM come non lo avete mai visto.